Ci sono degli errori che ha commesso anche il nostro paese nella gestione delle vite di queste persone? L'errore principale è del nostro paese. Noi purtroppo non riusciamo, e penso anche su una volontà politica di non farlo, a gestire l'immigrazione, perché la stragrande maggioranza delle persone arrivate sul territorio nazionale anche nello scorso anno, per il quale abbiamo i dati definitivi, sono persone che non hanno diritto all'asilo politico. Noi non controlliamo le frontiere, entra chiunque, anche persone che non hanno diritto alla protezione. Viceversa, vi faccio l'esempio, in Friuli Venezia Giulia, terra dalla quale provengo, passano attraverso il confine austriaco, quindi un altro paese europeo, centinaia di immigrati clandestini al giorno, e il nostro Stato non fa niente per presidiare quei confini e impedire che i nuovi clandestini arrivino sul territorio nazionale. E ovviamente gli altri paesi europei non possono accettare che non che vengano ripartiti profughi, ma che vengano ripartiti clandestini. Ma c'è un processo proprio, c'è una falla nel processo di identificazione di queste persone. Ma la verità è che se li identificassimo tutti, la maggior parte di loro forse avrebbero addirittura diritto di asilo. Beh, guardi, sui numeri dello scorso anno ci dicono che all'incirca il 60% non hanno avuto lo status di rifugiato politico. Il 60% di chi? Il 60% delle persone sbarcate sul nostro paese. Se non li identifichiamo è un nostro problema, perché noi siamo obbligati a fare l'identificazione e cacciare chi non ha diritto di rimanere sul territorio nazionale. Oltretutto ricordo che il governo ha nella sostanza azzerato il fondo espulsioni, e quindi le espulsioni vengono fatte soltanto in piccolissima parte. Capisco che la soluzione qui di Enzo Bianco del Partito Democratico è accogliere tutta la povertà dell'Africa in Europa. Questa è chiaramente una soluzione demagogica, una proposta demagogica, una proposta che evidentemente a qualcuno interessa. Faccio l'esempio delle cooperative di Mafia Capitale o quanto sta succedendo ai Cari di Mineo. Mi sembra che qualche buonismo, che sento troppo spesso, marchi un interesse non indifferente. L'Europa deve intervenire in una maniera più, diciamo, ma non c'è dubbio che, ma non c'è dubbio, che essere un problema solo italiano, sì, ma non lo non è. C'è dubbio che l'Europa anche di questa questione se ne sia assolutamente fregata, però l'impostazione non può essere quella di portare milioni e milioni di poveri africani in Europa. L'impostazione deve essere chiara: chi scappa da una guerra ha diritto, chi non scappa dalla guerra, l'immigrazione di carattere economico, che è un'immigrazione clandestina, non può venire, perché altrimenti non si salva nessuno, anzi affondano nella miseria anche i cittadini dei nostri continenti. Grazie di essere